Grazie. Grazie per aver, avermi invitato. Io sto a casa qua. Sono di Salerno e quindi ha maggior ragione. Io ho avuto la fortuna di conoscere una persona che veramente ci ha dato tanto, don Massimo Angelelli. Noi abbiamo approvato da poco il nuovo codice deontologico, se ne è parlato già lunedì scorso con la Presidente, e al alla stesura del nuovo codice deontologico ha partecipato don Massimo. Vi posso dire che noi infermieri, come si diceva prima che siamo 450.000 in Italia, ne siamo usciti molto arricchiti grosso contributo. Ed è venuto un lavoro molto importante che probabilmente va rivisto pure nell'arco del, del tempo perché ormai è in continua evoluzione il tutto, quindi noi abbiamo ritenuto opportuno mantenere in campo quelli che sono il gruppo degli esperti che ha partecipato alla stesura del nuovo codice deontologico e abbiamo voluto mettere al centro dell'attenzione proprio quello che riguarda l'argomento di oggi il gesto, la carezza, l'ascolto, molto importante. E lunedì scorso io all'Università di Salerno, abbiamo parlato, era l'occasione per celebrare la giornata internazionale dell'infermiere, abbiamo parlato con il rettore e abbiamo detto, caro rettore, noi all'interno dei nostri percorsi formativi dobbiamo mettere anche questo. E il Rettore, devo dire la verità, molto sensibile su questi argomenti, ha colto subito. E quindi noi, nel percorso formativo che faremo all'Università di Salerno, ci sarà anche una parte dedicata all'argomento che oggi si tratta. Quindi io ringrazio chi ha voluto fortemente questa iniziativa e sapendo che il tempo è tiranno, per dare un contributo preferisco leggere quelle che sono le nostre considerazioni. Vivere ed assistere, per noi operatori e per gli assistiti, è cogliere l'opportunità di comprendere dove poggia la nostra vita. La domanda che dobbiamo porci è se e come sia possibile riconoscere il centro della nostra vita al di fuori di noi stessi, nell'interdipendenza dell'essere umano che chiamiamo comunità. Secondo Bauman, nella società contemporanea si sono liquefatti i legami tra gli individui. Le gambe sociali che tendono a dissiparsi, a disgregarsi e a diventare sempre più effimeri. Bauman pensa che il processo di liquefazione si attua in diversi ambiti della vita nella società, come ad esempio il lavoro, la comunità, l'individuo, come già detto i rapporti sociali, la libertà e le strutture sociali. Nelle società occidentali il vivere sociale assume le caratteristiche proprio di un liquido, esso continua a cambiare forma assumendo la dimensione del contenitore che lo raccoglie, facendo cadere l'interpretazione di tutti i fondamenti interpretativi del vivere, come quello storico-culturale del curare. Uso il termine vivere perché esso è paradigma e sinonimo del vivere. Nella quotidianità non credo sia immaginabile la vita di ciascuno di noi, senza pensare che noi stiamo vicini o c'è qualcuno che ci stia vicino, sia esso vissuto come benedizione o come maledizione. Ordunque, se nel nostro essere situati oggi viviamo una difficoltà a riconoscere il vivere, ancora più fatichiamo a riconoscere l'assistere. Viviamo la dilagante atrofia del sentimento, e ciò una difficoltà nel vivere le relazioni che immaginiamo sempre più unidirezionali e, e orientate su di noi. Ma l'uomo è animale centrico, non centrico, e scopre il senso di sé solo nella relazione con l'alterità. Anche il passaggio storico che si celebrava nei nostri servizi della presa in carica verso su una logica di tipo prestazionale continua la relazione ad un do et deus che riduce l'umano al rapporto costo-beneficio. Così questa società liquida, indefinita ed indefinibile cerca sostantivi al gesto assistenziale, alla sua imponderabilità, alla sua sacralità pericolosa, la cura, l'assistenza. Ha solo il linguaggio del gesto. Dopo aver misurato tutto il misurabile e solo dopo è possibile aprirsi al trascendente. Attenzione a non contrapporre misurabilità e non misurabilità. Essi sono, non sono concetti antagonisti e contrapposti, sono l'uno evoluzione naturale dell'altro. Non si tratta di schierarsi per la misurabilità assoluta che impoverisce l'uomo o la non misurabilità che diviene obsoleto agli Bisogna costruire tutta la possibile misurazione dell'assistenza infermieristica per poi contemplare la non misurabilità della trascendenza del possibile. L'assistenza infermieristica è un fenomeno esistente indipendentemente dalla nostra capacità di comprenderlo e di misurarlo. La spazialità e la temporalità sono per la scienza l'inarreggibile, la sua condizione è necessaria affinché ogni fenomeno possa essere rappresentato. Misurato e calcolato. Il gesto si sostanzia nelle due dimensioni storiche, eccellente, il tempo e lo spazio. Nella relazione spazio-temporale, l'assistenza infermieristica come disciplina ha una prima, un durante e un dopo. Il gesto assistenziale ha una dimensione che chiede ed attende, una dimensione che realizza e misura l'azione, un dopo che prolunga il senso del, nella prescrittività dello scopo. L'assistenza infermieristica, prima di essere comportamento, è attesa. È l'idea insida in ciascuno di noi che l'uomo è un animale eccentrico e che realizza il proprio dinamismo nel vivere solo nella relazione con l'altro, nell'antico movimento dello stare accanto e del lasciare. Che l'altro ci sia accanto. L'assistenza infermieristica è attesa che definisce la tensione esistente tra il bisogno di aiuto, quindi bisogno di assistenza infermieristica, e la ricerca di possibili risposte anche, ancorché in potenza. È altresì attesa perché, poiché si manifesta sempre più nel vivere occidentale moderno, come punto di congiunzione tra la persona e il mondo attorno, alla ricerca di un equilibrio mai raggiunto nel divenire. L'attesa della realizzazione dell'assistenza infermieristica, il già e il non ancora, si realizza nella sospensione esastica e immanente della relazione tra l'infermiere e la persona presa in carico. La disciplina infermieristica, esaurita l'attesa, si, rea si realizza attraverso il gesto, è l'adesso, è l'oggi, è l'azione. Il gesto non è un'azione, è qualcosa di più e di diverso. In ambito infermieristico il gesto assume valore tecnico di guida, indirizzo, senso e relazione. Il mondo occidentale ha da tempo dimenticato quanto il gesto possa dire e soprattutto dare. L'inserimento dei gesti all'interno del panorama teorico completa l'essenza dell'essere infermiere. Il gesto è il luogo di senso sia per chi lo effettua ma soprattutto per chi lo riceve. I gesti di assistenza infermieristico dicono la dignità della persona che abbiamo preso in carico e danno significato ad un concetto di alterità. La persona che riceve un gesto non riceve solo una risposta alle proprie necessità, ma sente la sua dignità sollevarsi, il suo essere persona confermarsi, la sua vita gemere. Inoltre il gesto fa nascere dignità anche in chi lo effettua, e non solo a chi lo contempla ricevendolo. Attraverso i gesti non solo si dicono i sensi del vivere, ma si costruisce la forma del pensiero. I gesti raccontano la voglia e la necessità dell'incontro, primo passo della realizzazione dello scopo disciplinare e quindi di qualsiasi apparato tecnico. Un gesto apre quindi alla trascendenza del possibile. Il pensiero ed il gesto, uniti e riuniti, dicono l'essenza dell'essere infermiere, la scienza e la coscienza. Un gesto può calmare, può dare sicurezza, può esprimere partecipazione, può far sentire la speranza. Azioni quotidiane che raccontano quante le parole non possono contenere, gesti da gustare in silenzio. Chi agisce e chi contempla colui che agisce si trova in due diversi spazi temporali differenti, estrani ed enigmatici, l'uno per l'altro, come capita a chi sogna con le figure e gli eventi dei suoi sogni. Il gesto è presenza totale in cui il potere, il sapere, l'assistere si fondono e diventano inseparabili, finché perdura questo Stato che nella condizione umana è eccezionale e transitorio. È in verità uno Stato privilegiato, come esito, ma è il presupposto della conduzione umana e l'esigenza dei suoi compimento. Ma il gesto è anche elemento teorico. Se il pensiero per ricamare gli empiristi logici rimane maggiormente racchiuso nella struttura concettuale della disciplina infermieristica, il gesto è racchiuso nella struttura sintattica. Esso muta maggiormente rispetto al pensiero, legandosi alle condizioni di contesto e alla individualità assoluta della persona presa in carico. Esso raccoglie le informazioni necessarie all'inquadramento diagnostico-infermieristico. Esso rende evidente nell'eterno oggi il sistema teorico che l'infermiere va realizzando. Esso permette la personalizzazione dell'assistenza infermieristica. Esso contribuisce di sostanza al raggiungimento dello scopo disciplinare. Il gesto non è un semplice strumento, ma è un linguaggio, nel suo profondo significato ontologico ed epistemologico. Il gesto è profondamente inserito nel pensiero dis disciplinare. Ed un costrutto teorico che fa fatica a contenere la gestualità infermieristica o che non riesce a cogliere il significato nei gesti di colui che contempla non è un vero costrutto teorico ma un esercizio intellettualistico. Il gesto può parzialmente essere misurato attraverso le azioni che la parte che lo compongono pur non esaurendo. Il gesto infermieristico apre ad un nuovo straordinario risultato che si realizza in possibilità di trascendenza anche quando il gesto non sussiste più ed è esaurito. Il gesto permane nel dopo. Attraverso il gesto, composto anche dalla più banale azione infermieristica, celebriamo che la persona umana costituisce non solo il valore più alto, ma la finalità stessa della storia. Il gesto cambia le due parti che lo hanno vissuto. Il cambiamento, se nasce da una valorizzazione della dignità, rende, rende sia l'infermiere che il destinatario nuovi uomini, più consapevoli di sé e del loro essere nel mondo. L'uomo è una creatura impari, il cui essere vero è affidato al futuro, nel suo farsi. Esiste un lavoro ancora più inesorabile che il guadagnarsi il pane, il lavoro del guadagnarsi l'essere attraverso la vita, attraverso la storia. Una scienza ed un vivere sociale come quello attuale assume la paura del gesto poiché esso mina il prevedibile, l'esatto, il certo. Il problema è che oggi sembra essere il più scottante, il più decisivo di tutto, la domanda dovrebbe porre a se stessa ed anche agli altri. La domanda circa la possibilità che l'uomo esista senza decadere in una condizione infraumana. Se l'uomo si consegna soltanto alle attività della quale deriva un guadagno in me immediate, se la conoscenza deve essere misurata e sottomessa al suo potere di incrementare il pro progresso tecnico. Ma ciò che può essere scandalo per le scienze sanitarie è ortodossia per le persone che assistiamo. Che cosa ci chiede l'uomo? Diciamo che l'uomo ci chiede sempre cose nuove e sempre cose diverse. In una divisione dicotomica, artificiosa e didattica, possiamo affermare come l'uomo vive in due dimensioni. Una dimensione ontologico ed una dimensione antropologica. Nella sua dimensione ontologica l'uomo e il suo vivere sono immanenti, eterni, certi. Il bisogno di curare ed essere curati è da sempre e per sempre. Ma l'uomo nel vivere il suo tempo e lo spazio si costituisce antropologicamente diventando sempre diverso a se stesso. La cura e l'assistenza assumono forma che cambia nel tempo e nello spazio. Ed è proprio per questi motivi che noi infermieri dobbiamo stare attenti a tutto questo. Noi abbiamo voluto con forza che al centro della nostra attenzione ci fosse il cittadino, l'utente. E vogliamo parlare dei nuovi bisogni di salute, della cronicità. E vogliamo che gli infermieri si prendano carico, in carico di tutto questo, curando a casa il, le persone, ma non solo da un punto di vista sanitario ma facendo della nostra missione un ascolto e andando incontro a quelli che sono i bisogni dei gesti e delle carezze. Grazie.